Roma Daily News, Radio Giornale. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8,2 ha colpito questa mattina il Messico al confine con il Guatemala. Ci sono persone intrappolate in un hotel di 6 piani parzialmente crollato nello stato di Oaxaca. Danni ad autostrade e ospedali pubblici. Il presidente Peña Nieto ha detto che la scossa è stata la più forte degli ultimi 100 anni. Il bilancio è salito a 26 morti, scrive la BBC online citando il governatore di uno stato del paese. Danni almeno una vittima anche in Guatemala. Rientrato l'allerta tsunami. E continua la devastazione dell'uragano Irma. Dopo aver lasciato i Caraibi, si sta dirigendo ora verso la Florida, anche se dovrebbe aver perso potenza indebolendosi a categoria 4. Uffici, scuole e università sono state chiuse, mentre 500.000 di persone sta tentando di lasciare l'area meridionale dello Stato. Miami è nella peggiore delle possibili posizioni, avvertono i meteorologi. Sarà evacuato anche il resort a Palm Beach del presidente Trump. All'Italia ha cancellato i voli Roma-Miami per sabato e domenica. 9 il numero di morti solo sulle isole di San Martin e San Barthélemy, dove ci sono anche 7 dispersi e 112 feriti. Sono indagati 2 carabinieri accusati da 2 ragazze statunitensi di averle violentate a Firenze nella notte tra il 6 e il 7 settembre. I 2 militari erano intervenuti in una discoteca per disordini nel locale. I 2 carabinieri, secondo l'accusa delle ragazze, le avrebbero accompagnate con l'auto di servizio a casa, dove si sarebbero verificati gli abusi. Testimoni e immagini delle telecamere confermerebbero il tragitto. Le studentesse, ascoltate separatamente dagli inquirenti, avrebbero ribadito le accuse e fornito una versione non contraddittoria al vaglio degli investigatori. I 2 militari accusati non sarebbero stati ancora ascoltati. Impotenti, così ci si sente nell'affrontare una malattia infida e aggressiva come la malaria, nonostante le cordialità e l'impegno costante di medici e infermieri. Impotenti, così ci si sente quando i media ti assediano senza rispettare il tuo dolore. Purtroppo ammalarsi in Italia non è una sfortuna ma una colpa. Lo ha scritto in un post su Facebook Marco, il papà della bambina di 4 anni morta per malaria a Brescia. Il post è stato condiviso decine di volte e sono decine anche i commenti di cordoglio e vicinanza. Il problema del sovraffollamento delle carceri italiane non è stato risolto perché molti istituti di pena operano ancora al di sopra della loro capacità. Lo dichiara il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, che denuncia anche numerosi casi di maltrattamenti inflitti ad arrestati e fermati in particolare da carabinieri e polizia. Il CPT segnala anche il mancato rispetto della legge sull'immediato accesso di arrestati e fermati a un avvocato. La passeggiata per la sicurezza annunciata per stasera al Tiburtino Terzo si farà, lo riferiscono fonti di Forza Nuova in merito all'iniziativa lanciata nei giorni scorsi e vietata dal Questore di Roma per motivi di ordine pubblico e in concomitanza con altri eventi. Trattandosi non di una manifestazione ma di una passeggiata per la sicurezza, aggiungono, in realtà non servono preavvisi. Proprio nel quartiere a fine agosto ci fu un assedio a un presidio umanitario per migranti da parte di alcuni residenti. Uno sblocco immediato del domicilio digitale, l'indirizzo online attraverso cui ognuno potrà essere raggiunto dalla PA. Lo prevede la bozza del decreto correttivo del codice dell'amministrazione digitale, provvedimento della riforma Madia, ora l'esame in Consiglio dei Ministri. Quindi si anticipano i tempi senza aspettare la piena funzionalità dell'anagrafe unica della popolazione residente. Chi vorrà potrà subito attivare il domicilio come posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito in linea con le regole europee. La vecchia cassetta postale andrà in pensione. Nuove regole per i buoni pasto. Da domani entra in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che permette di spendere anche 8 buoni pasto alla volta per fare la spesa e che allarga anche le possibilità del loro utilizzo. Potranno essere infatti usati anche nei mercatini, negli agriturismo, negli spazi aziendali. Finora era possibile usare solo un ticket al giorno. Resta in vigore il divieto di cedere a terzi ed esclusa la possibilità di avere il resto. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna più tardi. Buon proseguimento di ascolto. Linea alla regia. We'll be right back.